Continuiamo il nostro percorso alla scoperta del periodo classico dell'arte greca. Guardiamo ancora una volta lo schema riepilogativo che ci mostra i quattro momenti cronologici nei quali il periodo classico viene convenzionalmente suddiviso. Siamo partiti dallo stile severo. 490-450 a.C. sono i limiti cronologici di riferimento. Di questo particolare momento cronologico abbiamo visto come, soprattutto nell'ambito della statuaria, si sia assistito a delle novità, la scomparsa del sorriso arcaico, ad esempio, l'abbandono degli schemi convenzionali e ripetitivi utilizzati per i curoi e le corai, e un'attenzione sempre più marcata verso una resa anatomica del corpo più precisa e più dettagliata. Il momento cronologico successivo prende il nome di classico maturo. Inizia nel 450, quindi vedete siamo esattamente a metà del V secolo, per fermarsi al 425 a.C. Quindi è un lasso di tempo effettivamente molto molto breve, ma è proprio in questo lasso di tempo così breve che l'arte greca raggiunge il top, raggiunge il culmine della sua essenza e della sua perfezione. Prima di addentrarci però in questo momento così importante, urge una precisazione che riguarda il rapporto tra l'arte greca del periodo classico e la natura dalla quale essa trae ispirazione. L'arte greca, fin dal suo esordio, ha seguito un percorso che è iniziato con la stilizzazione delle forme, per poi passare però alla conquista di un naturalismo sempre maggiore, nel tentativo di creare uno stretto rapporto tra arte e realtà e natura, secondo un principio che i greci chiamavano mimesis. Mimesis sta per imitazione. L'imitazione della natura, della realtà, era un punto cardine nella poetica artistica dei greci che nella natura vedevano una maestra, un punto di riferimento, un punto di partenza, cioè se io devo rappresentare, devo scolpire ad esempio la figura di un guerriero. Non me lo posso inventare, io devo osservare dal vivo un guerriero, devo vedere come è fatto il suo corpo, quindi studiarne la corporatura, devo studiarne le movenze, devo studiare il modo in cui si atteggia. Solo in questo modo potrò creare un'immagine convincente. Quindi la natura diventava punto imprescindibile per la creazione artistica. Ma imitare la natura, quindi la mimesis, non consiste nel copiarla così come appare, perché i greci partivano da un presupposto importante: la natura è sì maestra dell'arte, ma per quanto bella, per quanto ricca di ispirazione, per quanto ricca di sfumature, è comunque imperfetta. Non esiste in natura qualcuno o qualcosa che sia privo di difetti. Non esiste l'uomo perfetto, non esiste l'atleta perfetto, non esiste la donna perfetta. Anche la donna più bella qualche difetto lo avrà di sicuro. Può essere un naso sproporzionato rispetto al viso, può essere un occhio strabico, può essere un piede non bellissimo, ma qualche difetto la natura ce lo infila sempre. E gli artisti del periodo classico erano chiamati a rappresentare delle opere che incarnassero l'armonia e soprattutto la perfezione. Ecco perché la mimesis non consiste nella semplice imitazione della natura. La natura deve essere depurata dai suoi difetti. L'artista osserva la natura selezionando, scegliendo solo le parti migliori e creando così delle immagini che diventano dei modelli di perfezione e di bellezza ideali. Ideale vuol dire che è un'astrazione, che prende spunto sì dalla realtà, ma che poi viene modificata, migliorata dall'artista. Un po' come oggi, diciamo così, si farebbe con Photoshop. L'arte greca del periodo classico, quindi, si ferma ad un passo dal realismo perché ci offre una visione perfezionata della natura, perfezionata ovviamente dall'artista. Per semplificarvi questo concetto, vi racconto una storia.
è una delle tante storie, o meglio di tanti aneddoti, che vengono narrati dai testi classici, testi di scrittori vissuti nell'antichità. Questa storia ha come protagonista lui, Zeus di Eraclea. Zeus di Eraclea, pensate, era uno dei più grandi pittori greci proprio del periodo classico, che è il periodo che stiamo esaminando. Purtroppo delle sue opere non c'è rimasto assolutamente nulla. Se vi ricordate, avevo fatto già un discorso relativamente alla pittura greca, che purtroppo è andata perduta nella sua quasi totalità. Quindi noi conosciamo questo Zeus attraverso i testi scritti che danno delle informazioni su di lui, descrivono delle sue opere pittoriche, sia affreschi che pittura su tavola, e raccontano delle storie che lo vedono protagonista, però sostanzialmente purtroppo non conosciamo poi le sue pitture. Sappiamo che era un pittore eccelso. Questa storia che lo vede come protagonista è ambientata in Calabria, in quella che all'epoca era la Magna Grecia. Siamo nella città di Crotone. Crotone è stata appunto una delle colonie fondate dai Greci ai tempi della seconda colonizzazione. Zeus era all'epoca, siamo nel V secolo, metà del V secolo, era un pittore famosissimo. Pensate che, secondo la leggenda, era così sicuro di sé che andava in giro per le strade di Atene con un mantello sul quale il suo nome, Zeus, era intessuto con lettere d'oro. Cioè, questo Zeus si sentiva veramente un VIP, una star di Hollywood, ed è una cosa abbastanza strana per l'epoca. Parliamo di un periodo in cui ancora non c'è la concezione dell'artista come figura geniale, come abbiamo oggi. Quindi gli artisti nel mondo greco, ma poi anche in quello romano, erano considerati più degli artigiani. Quindi Zeus rappresentava veramente una figura di portata eccezionale nel panorama artistico dell'epoca. E insomma, Zeus a Crotone viene ingaggiato per realizzare un dipinto. Doveva rappresentare un ritratto di Elena di Troia, la donna più bella del mondo, colei che la dea Afrodite aveva offerto a Paride per convincerlo a donare proprio a lei quel famoso pomodoro che poi avrebbe scatenato la guerra di Troia e tutta la storia che noi ormai conosciamo. Ecco, proprio Elena doveva essere rappresentata. Allora, cosa fa Zeus? Chiede ai crotoniati di portare nel suo studio, nel suo atelier, le donne più belle di Crotone. Di queste donne, di queste fanciulle, diciamo, che vengono portate al suo cospetto, lui ne sceglie non una, ne sceglie cinque. Vediamo qui questa immagine in un dipinto di un pittore ottocentesco, in cui abbiamo Zeus all'interno appunto della sala adibita a studio con queste cinque fanciulle che stanno dinanzi a lui. Perché ne sceglie cinque? Proprio in virtù di quel discorso che abbiamo fatto precedentemente. Quindi erano bellissime, ma nessuna di loro era perfetta. E allora cosa fa Zeus? Seleziona da ognuna di queste cinque ragazze le parti migliori. Per esempio, da una prende i lineamenti del viso, dall'altra prende la forma affusolata delle gambe, dall'altra prende le labbra. Mettendo assieme tutte queste parti, crea l'immagine di Elena di Troia, che diventa così l'immagine della bellezza e della perfezione ideale, nata osservando la natura, in questo caso sotto forma di cinque bellissime ragazze, ma eliminando dalla natura tutti i difetti, lasciando soltanto il meglio che c'era. Questo è il tipo di perfezione ideale ricercata e ottenuta dai greci nel periodo classico. Atleti, guerrieri, eroi, divinità maschili e femminili saranno i soggetti prescelti, anche in virtù del loro potenziale di partenza, per dare vita a quello che possiamo chiamare l'esperimento della perfezione.